Si chiama Elisa Tomellini, è una straordinaria donna genovese, da come si legge nel web, è una tennista e anche una alpinista. E pensate che questa magnifica donna è riuscita a suonare un pianoforte a ben 4.460 metri d'altezza. Un vero e proprio record per questa magnifica donna, lo ripeto nuovamente, che mi ha letteralmente colpito, colpito perché io da uomo non sarei mai capace di arrivare ad una simile altezza, per di più suonare, e pensate che è il concerto che è considerato ad oggi il concerto per pianoforte più alto del nostro pianeta. Si è verificato sul ghiacciaio del Colle Gnifetti, nel Monte Rosa in Valle d'Aosta, questa piccola piccolissima regione che fa parte del nord Italia. Il piano a corda è stato consegnato, pensate, da un elicottero. La ragazza, o meglio, la donna Elisa, avrebbe detto a proposito di questa esperienza le seguenti parole: avevo molto freddo alle mani, ma non ci pensavo e muovevo le braccia. Il piano era un ghiacciolo, devo dire che sono riuscita anche ad ispirarmi e a commuovermi. E state certi che non dirò mai più che la sala è poco calda. La donna ha sfidato ogni legge naturale, ogni tipo di legge auspicabile e immaginabile, ha raggiunto il palcoscenico a piedi, la rivelazione del pianismo internazionale e internazionale, così riunisce su due grandi passioni che la donna possiede, in primis la montagna, in secundis la musica, dal mio punto di vista. Io faccio veramente sentite congratulazioni a Elisa Tomellini. Cara Elisa, sei stata veramente brava. Io penso che nessuno sia in grado di arrivare a 4.400 metri d'altezza, scusatemi, 4.460 metri d'altezza e suonare il piano. Io stesso non sarei capace e non sarei nella condizione giusta. E quindi ti faccio veramente i miei più sentiti complimenti, quindi le congratulazioni più sentite, perché sei riuscita a compiere un record degno di nota, degno di storia, degno del nome che porti. Spero di non aver leso la privacy tua, nel caso me ne scuso in questo video, ma essendo un narratore italiano e quindi espositore di notizie, se vai a vedere in questo canale troverai video in cui espongo le più disparate notizie, mi sono sentito anche di esporre questa notizia a proposito di questo tuo leggendario record, che reputo magnifico, che reputo davvero incantevole, che reputo davvero di una grandissima bravura. E quindi faccio a te nuovamente i miei complimenti, le mie congratulazioni più sentite. Continua così, sei stata molto brava. Sono convinto che lì sopra, quindi arrivare a una altezza così elevata, faccia un gran freddo e come tu stessa avresti fatto capire, addirittura avevi quasi un ghiacciolo tra le mani. E beh, è normale perché stare lì sopra, dopo una certa altezza, c'è freddo, come dire, il clima diventa piuttosto rigido e quindi piuttosto freddo. Grazie a tutti, complimenti cara Elisa, questo video non vuole assolutamente ledere la tua privacy, ripeto, ma solo informare eventuali persone di questo tuo straordinario record. Se questo video ti dovesse dare fastidio, ti dovesse dare noia, non dovesse piacerti, basterà che mi mandi un'email al mio indirizzo di posta elettronica narratoreitaliano@gmail.com. Chiocciola è scritto gmail.com. Grazie, iscrivetevi, iscriviti se hai un canale su YouTube, cara Elisa, congratulazioni e grazie da parte di Narratore Italiano.